Benvenuti e bentornati di nuovo qua sul mio canale, lo stampo. È qualche giorno effettivamente che non faccio video perché non faccio, diciamo, video su chiacchiere di corridoio e quant'altro, quindi vado al calcio giocato, chiacchiere di mercato, sì, no, poi viene, poi non viene, poi salta la trattativa, giusto per fare visualizzazioni, non mi piace, vado al concreto, non al teorico. E di che cosa parliamo? Parliamo un po' di nazionale. Non è solito mio parlare di nazionale, però in tempo di bacche magre non ci resta che parlare di nazionale. Mi ha fatto sorridere un attimino le polemiche un attimino su Ciruzzo Immobile, poverino, si offende quando arrivano le critiche, però chiaramente quando si arriva a segnare 36 gol in una stagione, ovviamente sei il re, è il re di Roma, e quindi, diciamo, quel tipo di richiamo verso il tuo nome gli piace. A mio avviso, quando si è a certi livelli e si sbagliano gol come quelli di ieri sera, beh, oddio, un minimo di critica ci vuole. D'altra parte, se uno veramente è da pallone d'oro, un pallone del genere a occhi chiusi lo fa anche dormendo. Detto questo, a mio avviso, quando si è a certi livelli, la critica ovviamente è giusto ed è normalissimo che ci sia. Bisognerebbe essere solamente un pochino meno, come dire, un po' più obiettivi. Ho sbagliato, è stata colpa mia. Poi è bello vedere il gruppo che ovviamente legano tra di loro, si difendono a spada tratta e quant'altro, però le critiche ci possono essere, cioè come ci sono nella vita reale, quando uno sbaglia, ci sono soprattutto a quei livelli. Quindi, detto questo, cosa penso io su Chiesa? Penso che la Juve si sia assolutamente indebolita. Non mi piace, sembra abbastanza ovvio che come giocatore Chiesa non mi piace. La Juve si è solamente indebolita, a mio avviso. Adesso come adesso, poi magari tra 2-3 anni, ovviamente, non si sa. Però ovviamente prendendo Chiesa, sembra che alla Juve non piacciono giocatori come Cuadrado, diciamo giocatori con una certa tecnicità e abbastanza veloci. Gli piacciono di più le persone lente. A questo punto mi chiedo cosa hanno preso a fare Ronaldo, ad esempio, lasciando stare quello che sta passando, se veramente lo sta passando e quant'altro. Io ad esempio un Ronaldo nella Juve non ce lo vedo, non ce l'ho mai visto. Io lo vedrei di più in una squadra strutturata, ad esempio in un gioco molto veloce, in un gioco magari di contropiede. Ad esempio un Ronaldo nell'Inter ce lo vedrei benissimo, ce lo vedrei molto bene e farebbe una valangata di gol nell'Inter. Perché l'Inter non è quella squadra, va molto a singolo reparto, e ha una difesa buona, è un gioco molto veloce, da centrocampo in attacco, andando in avanti, ha un gioco molto veloce, e questo ovviamente andrebbe a favorire un gioco di Ronaldo, a mio avviso.
un gioco come quello della Juve assolutamente non ce lo vedo. Però ritorniamo sulla nazionale, perché eravamo sulla nazionale. Gigione, che dire, il guantone ce l'ha messo anche ieri sera, top, 6 e mezzo, io gli darei anche un 7, 7 e mezzo. Chiellini e Bonucci, cioè, sono due colonne, sono le due colonne, sono coloro che comandano e coloro che dirigono, quindi, che dire, lasciando stare come lo ritengo io Bonucci, dopo quello che ha fatto a noi del Milan, sotto il lato umano è una merda, sotto il lato del gioco, è tanta roba, cioè, se non c'erano loro due ieri sera ne acchiappavamo almeno due per essere belli e buoni. La cosa positiva è che, come dicevano in televisione, un attimino ci avevano forse un po' di timore in noi, infatti per la prima volta hanno modificato il loro modulo di gioco, quindi vuol dire che comunque sia, molte volte quello che si ha non lo si apprezza molto, però all'esterno del nostro televisore, comunque sia al di fuori della nostra nazione, molte volte apprezzano ciò che noi non reputiamo assolutamente, vediamo tutto di negativo, quando poi dall'estero ovviamente noi italiani siamo considerati proprio al top. È un po' una contraddizione, noi vediamo marcio, loro vedono wow. Oh, questo anche nel calcio, a mio avviso l'Olanda, la Netherlands era una squadra forte, è una squadra forte, sicuramente la Polonia è un gradino o due sotto la Polonia. Il nostro dato di fatto, il nostro problema grosso è l'attacco. Non c'è un vero e proprio leader forte che riesca a trascinare e a dare la carica. Un Ibrahimovic in nazionale, chiaro, palese, tosto, deciso, sono tutti buoni giocatori, ma che vanno da 6,5-7, ecco, non c'è fuori classe, la superstar, non so, un Roberto Baggio, un Mancini dell'epoca, giocatori veramente Insigne, perché Insigne secondo me è superiore a Immobile, ma è gran lunga. Poi ovviamente si stanno ancora un po' carburando un po' tutti col discorso della preparazione, secondo me molti non sono al top, perché comunque sia non si sa mai. Ovviamente le condizioni reali dei giocatori, può esserci magari qualcuno ancora che magari sia in fase briscola con quanto riguarda questo moschito, come lo chiamano, moschito virus. Bisogna semplicemente vedere un attimino col tempo, aspettare, cercare di avere un po', come si suol dire, di pazienza. Detto questo, attendiamo adesso il derby, vediamo un attimino come evolverà la situation del derby. Sarà un derby a mio avviso anomalo, ci saranno molte persone, molti giocatori assenti per questa roba qui, non si sa ancora bene chi e chi, diciamo, modificherà la sua salute, diciamo, non si sa, vediamo un attimino l'evoluzione. Detto questo, attendiamo, bisogna semplicemente attendere qualche giorno. Il derby arriva, ciao a tutti belli.